Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Asira, in questo momento come sta raccontando la visita di Blinken in Israele? Prego. Allora, io dirò una cosa fastidiosa. Io penso che Hamas sia funzionale a Israele. In realtà funzionale in che senso? Scusi, noi... Nel senso che era un momento in cui per Israele stava andando male. C'erano proteste ogni settimana, non si riusciva a fare un governo funzionale. Adesso nel giro di pochi giorni sono riusciti a mettersi d'accordo addirittura opposizione che non erano riusciti a fare per anni. Non giustifico ovviamente quello che ha fatto Hamas. Però scusami, spiegavola bene, perché guardi, io sono per le massime opinioni, però per non cadere nell'equivoco classico. Quando uno dice, e quindi sto molto tranquillo e cerco di... Quando uno dice funzionale, ci sono dei cioè quelle gole tagliate, quella gente che è stata uccisa, ripeto, è funzionale a cosa? Al governo di unità nazionale? Non giustifico la violenza di Hamas, come non giustifico quella di Israele, perché i bombardamenti sulle case, sulle scuole, sugli ospedali non è diverso da quello che ha fatto Hamas, secondo me. Beh, no, lì però hanno preso dei civili, scusi. Perché noi in Palestina non hanno preso abbiamo dei civili. Abbiamo raccontato ieri che le infrastrutture militari e quelle civili sono la stessa cosa. Allora dentro io non la striscia bombardo di Gaza. Un'infrastruttura militare se so che colpisco dei civili. Non so, cioè, che cosa dovrebbero fare quindi, secondo lei, per liberare gli ostaggi? Questo non è il mio dare soluzioni, cioè, io credo, non io è sono il mio abbastanza lavoro. Limite, cioè il suo paragone. Io so che però, perché questo è il mio lavoro, è che se uno si va a ascoltare indietro i discorsi di Netanyahu, trova specificatamente citazioni di Netanyahu che dice: noi dobbiamo in qualche modo far sì che Hamas regni e liberarci dell'autorità palestinese, perché l'autorità palestinese punta alla pace, Hamas no. E siccome Israele non vuole fare la pace... Mi sembra una ricostruzione agghiacciata, però... È lecita. Ma no, è lecita, è fuori dai fatti però. Israele comunque... fa la pace con chi vuole fare la pace con Israele. Questa è la storia. Questi sono per... i fatti. Sono stati fatti con gli accordi l'Egitto di Oslo, ha fatto la pace, con la Giordania niente. Ha fatto la pace e non succede quello che succede. La Palestina non è la Giordania. Però guardi, oggi è tutto un altro scenario, cioè mi permetta, perché oggi è veramente... Cerno, oggi è tutto un altro scenario. Allora. Cioè quello che lei... è un po' come quando si diceva dell'11 settembre, dice no, però quello è stato ci funzionale, che è una tesi che per anni purtroppo quest'anno c'erano. Ci sono stati 800 attacchi dei coloni ai palestinesi, questi però i giornali non li raccontano. Dei coloni? Dei coloni israeliani ai palestinesi, durante solo quest'anno. Perché non c'erano? Ma non è vero. Come non è vero? Allora, sono sempre stati condannati da tutti quegli episodi. Beh, i coloni che hanno, i coloni che, quei pochi che hanno commesso dei reati sono stati processati da Israele, però. Cioè i coloni che hanno commesso dei reati sono stati processati da Israele, è la differenza fondamentale. Assolutamente. Quando uno commette un crimine, anche i soldati quando vanno oltre il loro vengono processati. Questa è la differenza fondamentale. Voi per carità, prego Cerno. Premetto che oggi...